Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica anagrafica del mese di maggio. Nel maggio 2024 sono nati 5 bambini e sono decedute 17 persone. La popolazione di Fagnano al 31 maggio 2024 era di 12.459 fagnanesi. Un benvenuto a tutti i nuovi bambini arrivati, auguri alle loro famiglie e sentite condoglianze e un abbraccio a tutte quelle famiglie e quelle persone che hanno perso i loro casi cari nel mese di maggio. Se devo dire un'aggiunta alla statistica, possiamo dire che oggi, per esempio, abbiamo celebrato il 10° matrimonio civile all'interno del comune dall'inizio del 2024. È un bel segno dei tempi anche questo. Per quanto riguarda le informazioni legate all'ufficio ambiente e alla piattaforma ecologica dei rifiuti, soprattutto per le utenze non domestiche, informo che dal 1 settembre cambieranno le modalità di accesso alla piattaforma ecologica proprio per le utenze non domestiche. Non sto a leggere tutto il quanto previsto dalla normativa o cosa bisognerà fare per portare le proprie utenze. Allora, sul sito istituzionale del comune e poi sulla pagina Facebook metteremo un'informativa che permetterà a tutti coloro che posseggono la tessera di utenze non domestiche di capire come fare poi per portare i rifiuti all'interno della piattaforma ecologica. Vedremo di darne un'informazione più ampia anche tramite le bacheche del comune e la stampa locale. Attenzione, quindi tutte le utenze non domestiche portino attenzione, perché dal 1 settembre ci sarà questo cambiamento. Censimento permanente della popolazione dell'anno 2024, lo abbiamo già pubblicato, lo ribadiamo, che siamo andati alla ricerca di 10 rilevatori per il censimento. Sul sito istituzionale del comune, sulla pagina Facebook, trovate come fare per fare parte dei 10 rilevatori. Vi invito a farlo, soprattutto magari quelle persone che sono in cerca di occupazione in questo periodo, che hanno del tempo libero, è un'occasione anche questa per lavorare per il comune di Fagnano. Ricordo che è stato inaugurato a Busto e a Fagnano l'ufficio di prossimità, del comune di Fagnano, che è stato fatto in collaborazione con i comuni della Valle Olona, ufficio di prossimità del comune di Fagnano Olona, che lo troviamo al front office aperto tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. Gli eventi del fine settimana e della settimana. Weekend ricco di eventi quello qua a Fagnano, e partiamo con a Calipolis la compagnia teatrale La Marmotta presenta L'avaro di Molière domani sabato alle ore 21 per un evento benefico presso Calipolis, mentre sempre alle ore 21 di sabato al Castello Visconteo invece un concerto pianistico organizzato dal Comitato Genitori in collaborazione con l'amministrazione comunale. Parte questa sera, da venerdì a lunedì, a Bergolo la festa patronale di San Giovanni presso l'oratorio, mentre sempre quest'oggi, questa sera di venerdì, che è il 21, fino al 30 di giugno presso l'area feste, inaugurazione della festa della birra. L'evento istituzionale della settimana è il Consiglio Comunale, che sarà giovedì 27 alle ore 21, dove il pubblico potrà assistere nella sala consiliare o in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune di Fagnano. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, purtroppo un po' piovoso, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!